Ci troviamo a Norcia, la città di San Benedetto, così duramente colpita dal terremoto in tre occasioni diverse, ma che aveva già sentito quello di Amatrice. Insieme a Claudio Caloni siamo entrati dentro la zona rossa, accompagnati dai vigili del fuoco. Abbiamo trovato al lavoro anche la Protezione Civile di Arezzo, il Comune di Arezzo. Insomma, un ponte lungo tra Arezzo e Norcia che vi racconteremo in questo speciale per portarvi direttamente all'interno di questa cittadina così duramente colpita dal terremoto. Qui nella piazza principale di Norcia si lavora per mettere in sicurezza quello che vedete alle mie spalle, cioè la torre civica del comune. Su che base operate? Ecco, come avete costruito? Io vedo delle fasce, però tecnicamente. Sì, allora guardi, abbiamo iniziato a fare una premessa in sicurezza per poter dare la possibilità agli operatori dei vigili del fuoco a poter entrare all'interno. Quindi abbiamo fatto una prima livello di cerchiatura complessiva a livello di tutta quanta la torre, con fasce globali che vengono in qualche modo utilizzate per poter cercare di contenere questi spostamenti che ci sono stati, e successivamente stiamo operando andando a cerchiare diversi pilastri. Fatto questo, che questa è la prima fase di messa in sicurezza, gli operatori potranno accedere all'interno della cella campanaria, rimuovere le campane che sono crollate, rimuovere le macerie e iniziare la vera e propria messa in sicurezza con una sbadacchiatura di tutti gli archi della cella campanaria e dopo una nuova cerchiatura con cavi in acciaio complessiva di tutta quanta la torre. Sono due fasi per poter garantire una immediata messa in sicurezza, diciamo così, preliminare della torre, ma soprattutto anche la possibilità di poter operare all'intervento definitivo. Lei è un tecnico, da dove viene? Io vengo da Genova, sono professore all'Università di Genova e mi sto occupando appunto di questa messa in sicurezza della Torre Civica. Invece i Vigili del Fuoco stanno lavorando, abbiamo visto camminando insieme alle varie squadre, ecco, in realtà tutto il vostro lavoro qui. Noi, come si può vedere, stiamo lavorando alla messa in sicurezza delle opere, aiutiamo tutti i giorni la popolazione ad effettuare il recupero dei propri beni, sia privati che recuperiamo le opere da, beni alimentari e cose di questo genere. E nel frattempo siamo in attesa di andare avanti con i progetti che man mano debbono essere realizzati. Ci sono molte squadre, vengono praticamente da tutte le parti d'Italia, lei viene da Varese, ma abbiamo incontrato tantissimi Vigili del Fuoco, più o meno quanti siete qua? Siamo circa 700, la nostra colonna mobile, la nostra emergenza è un corpo mobile, si assesta in base alle necessità, quindi la domenica della scossa siamo arrivati ad essere fino a 1200 e man mano siamo scesi di numero, perché per fortuna non è stato necessario il nostro primo intervento, visto che non ci sono state vittime. Via Guglielmo Marconi, davanti a questo negozio di foto ottica, che tra l'altro, mi diceva il proprietario, ha avuto anche l'onore di avere un allievo che ha avuto un premio internazionale. Si lavora con dignità, con estrema operatività per recuperare le cose. Ecco, voi la squadra, siete tre squadre di Arezzo, che cosa state facendo in questi giorni? Sì, facciamo principalmente recupero beni, come possiamo vedere, diciamo, le persone che hanno avuto necessità di prelevare del materiale, anche vestiario, in questo caso vediamo la foto ottica, e chiaramente dopo il sisma non sono potuti più rientrare, perché qui è zona rossa, si accede solo con accompagnamento dei vigili del fuoco, per cui le cose che non di primaria necessità, loro probabilmente per riprendere un po' l'attività porteranno via alcune cose che gli serviranno, e quando entriamo nelle abitazioni uguale, le persone sono scappate di corsa e portano via vestiti, medicine, cose che, insomma, che possono essere utilizzate nell'immediato. Le persone, noi abbiamo passeggiando, entrando in questa zona rossa, abbiamo trovato persone di grande dignità, ecco, come è il vostro rapporto? No, il rapporto è veramente anche molto umano, sono persone veramente che sono
sconvolti, diciamo, alcuni anche piangono nel rivedere la casa, magari è il primo accesso, magari rivivono la situazione e sono, si vede che sono provati. Poi alcuni hanno, non è la prima, magari è la seconda, perché hanno subito già il sisma del 24, per cui insomma sinceramente si vede proprio che le persone sono provate, però sono molto, hanno diciamo una dignità vera. Voi siete stati in precedenza all'Aquila e poi ad Amatrice e adesso qui siete sempre ovviamente pronti ad arrivare, anche perché la nostra zona è quella un pochino più vicina, no, della Toscana alla zona colpita dal sisma. Ecco, che tipo di lavoro, che differenze trovate, che tipo di lavoro avete fatto questa volta, o c'è sempre la stessa reazione, le stesse cose da fare? Diciamo che personalmente sì, siamo intervenuti subito dopo il sisma, per cui il lavoro primario sono sempre i recuperi beni, perché le persone hanno bisogno di queste cose. E diciamo che i lavori si ripetono, sostanzialmente sono sempre quelli: recupero beni, messa in sicurezza, tegole, comignoli, monumenti. E, diciamo che ecco, il lavoro è questo. Alle mie spalle il teatro civico di Norcia, all'apparenza assolutamente intatto, ancora ovviamente non è stato verificato all'interno, non sappiamo se è agibile oppure no, perché l'emergenza porta ad aiutare ovviamente la popolazione a recuperare i beni e a fare tutto quello che si deve fare in emergenza. Poi verrà il momento della stima. Questa piazzetta comunque sembra in condizioni migliori di altre, ma in un secondo momento dovranno essere fatte ovviamente le verifiche di agibilità. Il container rosso alle mie spalle non è una cosa casuale, vero? No, assolutamente. Si tratta di un container che serve per portare nei luoghi dove accadono brutte cose come il terremoto le attrezzature specifiche per effettuare lavori come le cerchiature e i rinforzi delle costruzioni. Tutti i lavori che vengono effettuati dai vigili del fuoco vengono realizzati su progettazione di un nucleo speciale composto da nostri ingegneri e architetti che si chiama NIS, Nucleo Interventi Speciali, ed ha sede a Roma. Siamo al campo ANPAS di Norcia, qui ovviamente si fa aiuto vero, voi siete al lavoro sì. Dal momento della scossa. 24 ore su 24, dal giorno dopo la scossa. Lei da dove viene? Venezia. Cosa state facendo qui al campo? Noi qui facciamo praticamente servizio di mensa, di una cucina per la popolazione e per tutti i volontari che operano nel territorio qui di Norcia. Polizia, carabinieri, vigili del fuoco e soprattutto popolazione che momentaneamente è sprovvista di cucina e noi diamo da mangiare a tutti. Colazione, pranzo e cena. Vengono tante persone? Circa un 250-350 pasti di popolazione e poi un centinaio, 120 persone come volontari, arriviamo a 400-450 pasti al giorno e 400 la sera, logicamente. Lei vedo che viene da Corciano, quindi Corciano, parliamo di Trasimeno, da voi ci sono anche delle persone che sono proprio sfollate sul Trasimeno, qui come abbiamo sentito date da mangiare, lì da dormire. Sì, questa è la volontà del governo di portare le persone anche lontano da queste zone. E Corciano ha ospitato con il centro operativo comunale queste 200 persone, mi sembra, come primo contingente, e vengono smistate su delle attività turistiche alberghiere e adesso li stanno sistemando con i COC, con i centri operativi comunali, anche per le scuole, per la parte tutta sanitaria, che è gente che ha anche una necessità di continuare a vivere in maniera dignitosa. Adriano, lei è la prima volta oppure ha una lunga esperienza in fatto di queste cose? Purtroppo ho fatto già Novi in Emilia, ho fatto Amatrice il mese scorso e si continua. Che differenza trovate in termini emotivi o quando la popolazione che rimane coinvolta in questi eventi è più o meno scossa nello stesso modo? Tutto uguale. Il dramma che hanno subito è uguale per tutti, non c'è differenza. Come vi sentite a fare questo lavoro, aiutare le persone? Bene. Cioè, se possiamo essere utili è la nostra soddisfazione. Paolo? È vero, siamo addestrati per far questo e questo è il nostro capolinea dove l'addestramento viene portato a frutto. Siamo poco fuori Porta Ascolana insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Abbiamo fatto un giro con voi. Ecco, il vostro lavoro è veramente impegnativo.
Sì, stiamo facendo in questo momento come prima fase il recupero di quello necessario per le popolazioni, per la gente che ha abbandonato le case chiaramente in fretta e furia, quindi gli manca veramente di tutto e per sostenere anche fra un po' il freddo che arriverà sicuramente, perché la stagione ancora è abbastanza calda ma è un po' anomala. Voi siete a Preci? Noi siamo dislocati a Preci come campo base, diciamo, siamo alloggiati lì, però stiamo operando qui a Norcia perché effettivamente hanno un bel numero di richieste. Nei paesi invece come Preci, così come sta andando? Beh, anche lì sicuramente hanno grosse difficoltà e le abitazioni e gli edifici sono danneggiati, soprattutto la parte, diciamo così, delle chiese, la parte più storica. A Preci in questo caso ci sono già anche altre due sezioni operative che stanno operando di altri comandi. La Protezione Civile, il Comune di Arezzo è presente qui a Norcia con Luca Senserini, ci sono anche altri colleghi. Che cosa state facendo? A parte so che siete appena arrivati. Sì, siamo arrivati stamattina, è il terzo turno che faccio qui in zona sismica. E negli ultimi due turni, quindi compreso questo, procediamo a fare le verifiche di agibilità degli edifici colpiti dal sisma. Come si svolge questo lavoro? È una ricognizione speditiva che viene fatta all'interno dell'edificio, naturalmente mettendosi prima di tutto in sicurezza. E quando operiamo in zona rossa accediamo dentro l'edificio insieme a un componente dei vigili del fuoco. Verifichiamo le lesioni di che tipo sono e di che entità sono. In funzione di questo ci sono dei parametri matriciali sulle schede AEDES che vengono fornite dal Dipartimento che determinano alla fine l'inagibilità o l'agibilità dell'edificio. All'esterno noi dentro la zona rossa abbiamo visto delle case che sembrano perfette. Vi capita di entrare poi e verificare invece che non lo sono affatto? Assolutamente sì. È accaduto tantissime volte di trovare gli edifici praticamente intatti all'esterno e completamente svuotati all'interno. Ma questo perché anche le onde sismiche si propagano in maniera completamente diversa. Magari c'erano già delle sezioni deboli all'interno degli edifici che hanno determinato il crollo dei solai, mentre le strutture perimetrali hanno sopportato meglio quello che era l'onda sismica. Voi di recente avete fatto anche una ricognizione delle scuole ad Arezzo perché anche lì c'era stato allarme e preoccupazione. Che situazione è emersa? Fondamentalmente buona. Cioè le scuole, perlomeno quelle che ho visitato io, non hanno rilevato assolutamente problematiche strettamente connesse all'evento sismico. Quindi non si può dire che siano inagibili, ecco. Le faccio un'ultima domanda, per voi ovviamente tecnici non è semplice, non si fanno a cuor leggero le verifiche perché poi lì fra qualche giorno, fra qualche mese comunque ci potranno rientrare i cittadini. Sì, decisamente sì, infatti è la prima domanda che mi pongo sempre quando esco fuori dall'edificio, ci starei dentro io? In funzione di quello poi si decide. E quindi questo è assolutamente la prova più certa? Assolutamente sì. Allora... Naturalmente se poi ci sono delle lesioni talmente evidenti si evita anche di rischiare più di tanto qualche volta. Ecco. Allora non resta che augurarle buon lavoro. Grazie mille a voi. Ci troviamo nella zona delle case popolari di Norcia. Queste erano state appena consegnate, voi avete fatto degli interventi perché in realtà sono così. Sì, effettivamente abbiamo fatto diversi interventi di recupero di beni di prima necessità per chi ci abitava, perché in effetti sono estremamente danneggiate e abbastanza... è pericoloso in effetti ad entrarsi dentro perché probabilmente sono saltate tutte le tamponature, è rimasta malapena in piedi, ma altre scosse potrebbero... Quindi qui non ci sta più nessuno? Assolutamente no, è difficile far entrare anche la gente a recuperare le proprie masserizie e riusciamo in qualche maniera a darci delle indicazioni su dove andare a cercargliele. Questo diciamo che può essere anche un po' emblematico, no? Vabbè, crolla la basilica, parliamo di costruzioni del Medioevo, ma insomma qui è un attimino, c'è anche chi ha fatto un mutuo magari per comprarsi una casa nuova. Sì, no, qui ci sono stanco di vicende anche dal punto di vista umano, nel senso di gente che aveva ancora a fare il compromesso, per cui è proprio all'inizio dell'acquisto e si è trovata in questa difficoltà. Qui siamo con i fratelli Anzuini, voi siete famosi, ci siete sempre, diciamolo, siete sempre qui a produrre queste meraviglie. Sì, ancora ci siamo, speriamo di esserci ancora per lungo tempo. Vi ringraziamo della vostra presenza, noi siamo operativi, il nostro stabile è operativo, questo grande, purtroppo quello più piccolo abbiamo avuto dei danni seri, però noi siamo qua, quindi se volete contattateci, ma l'operatività noi ce l'abbiamo.
Ecco, vogliamo ricordare anche per sdrammatizzare che Norcia è famosa, va bene, per tutte le sue belle cose, ma è famosa per la sua enogastronomia e per la produzione di insaccati meravigliosi. Insaccati, ma non solo. Norcia è famosa anche per il turismo, per le lenticchie, tartufo, soprattutto per i salumi. Però vi aspettiamo per acquistare, per avervi di nuovo tutti insieme come negli anni passati. Diciamo che una bella pasta asciutta con il tartufo e un bel antipasto a base di insaccati e formaggi si può ancora e tranquillamente fare. Senz'altro. Vi aspettiamo. Vi abbiamo raccontato quello che sta succedendo qui a Norcia, una città che ci metterà qualche tempo per tornare alla normalità, ma che sicuramente ha sperimentato la grande umanità, la grande esperienza anche di tutti coloro che sono qui ad aiutare affinché questa realtà possa ripartire. Da Barbara Perissi e Claudio Caloni, la chiusura di questa lunga camminata che testimonia anche questo lungo ponte tra Arezzo e Norcia.